Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi 27 gennaio 2016 siamo in collegamento con Geppi Rippa, Giuseppe Rippa, conosciuto universalmente come Geppi Rippa. Lo ringraziamo di essere qui su Libri TV e con Paolo Izzo che già Libri TV diciamo la frequenta da tempo. Una rapida presentazione dei nostri due ospiti. Geppi Rippa, va bene, scrittore e giornalista, anche se non iscritto all'ordine come da Wikipedia emerge. E penso che insomma se ne faccia anche un po' un vanto di questo. Sì. Ex deputato radicale nel 79 subentrò, se non erro, proprio a Marco Pannella, inventore della nuova agenzia radicale e di quaderni radicali e della nuova agenzia radicale, che è poi il supporto telematico, se non ho capito male, di quaderni radicali. Ricordo che Libri TV già ha incrociato Geppi Rippa in una presentazione della versione mensile di Quaderni Radicali, se non erro, alla Camera dei Deputati qualche anno fa. E Paolo Izzo, scrittore radicale, giornalista anche lui, lo abbiamo già intervistato varie volte, attivo, eretico, militante e osservante, se così possiamo dire. Allora, di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo del libro di Geppi Rippa, che è questo qua, Alle frontiere della libertà. Poi dopo ovviamente esporremo meglio la copertina, Come reagire alla società delle conseguenze. Allora, questo è un libro di appunto Geppi Rippa, l'ultimo diciamo scritto in collaborazione con Luigi Oreste Rintallo, in una diciamo forma dialogica abbastanza diciamo facilmente leggibile, ecco, si legge rapidamente, si legge bene e ci sono molti, molto, molto denso. E con una introduzione di Silvio Pergameno, intellettuale radicale, e una postfazione di Domenico De Masi, l'editore è Rubbettino. Allora, ovviamente partirei con l'autore per cercare di inquadrare quello che è il concetto un po' che il filo conduttore, cioè il concetto praticamente di questa società delle conseguenze. Potremmo partire da questo. Questa società delle conseguenze è un concetto abbastanza importante e che vorrei proprio dall'autore, appunto, che l'autore ci meglio specificasse cosa intende. È uno scenario, diciamo, di contraddizioni, un po' un misto di contraddizioni, di nodi che arrivano al pettine, di red rationem, qualcosa del genere. Però, ecco, questa società delle conseguenze da cui tu parti e che poi si trova anche verso la fine, diciamo un andamento un po' ellittico nel libro, che cos'è? Bene, diciamo che intorno al concetto di società delle conseguenze si riassume un po' anche tutta l'interpretazione e l'analisi che da radicale, insieme alla rivista, abbiamo cercato di sviluppare in questi anni. In realtà il concetto sostanzialmente è questo: dal dopoguerra in poi l'Italia vive una dimensione particolare, è un paese sconfitto. Vive una sorta di frontiera tra i due blocchi che escono dalla guerra, e in qualche misura in questa sua funzione di frontiera viene anche a formare una realtà che svolge una funzione precisa. La funzione precisa è che attraverso questa frontiera si realizzano molti dei contatti, anche degli elementi di scontro che in qualche modo raffigurano quella stagione, la stagione del bipolarismo quarto, l'abbiamo chiamato, quella dello scontro tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, che in qualche misura porta l'Italia a divenire un paese nel quale si consolidano un po' tutti i vecchi vizi in nome dell'esigenza di mantenere una pax sociale che consenta al paese di non essere in qualche modo a rischio proprio nelle dinamiche di quel processo generale che in qualche modo si andava sviluppando e che poi portò alla guerra fredda. Perché accade questo? Accade anche questo perché l'Italia ha al suo interno il più grande partito comunista dell'Occidente e dunque è un territorio nel quale il confronto del dopoguerra, la diciamo spartizione di Yalta, prende forma e prende forma in modo diretto, per cui vi sono c'erano anche battute che circolavano a quel tempo, su 10 persone 11 erano spioni, non so, nella capitale italiana, e che in qualche modo corrispondevano ad una funzione, diciamo, anche di
necessità di equilibrio che fosse assicurato in chiave di benessere, ma contemporaneamente era anche un territorio esposto a determinati rischi perché proprio questo ruolo di frontiera aveva visto, per esempio, l'Occidente collocare le sue basi navali a Napoli e in Sardegna, le sue basi militari aeree, per esempio, in Veneto, e questo è in Friuli, questo naturalmente configurava un territorio che in qualche modo aveva bisogno di muoversi all'interno dello schema della democrazia protetta. La democrazia protetta che in qualche modo e anche di natura paternalistica si è trovata esposta negli anni a dover mantenere questa PAC sociale attraverso un dilatarsi del debito pubblico come necessaria formula per consentire al soggetto sociale di avere una sua dinamica di sviluppo, forse a nocumento, a danno della crescita che potrebbe essere definita quella di un soggetto di democrazia matura, un soggetto industrialmente ed economicamente solido. Questo naturalmente non significa che in Italia non vi siano stati attori economici, sociali, significa che però lo schema complessivo istituzionale italiano era sottoposto a questo meccanismo che in qualche misura corrispondeva agli ordini che venivano dall'esterno e quindi era un paese di fatto sotto gestione paternalistica, ma anche un paese che in qualche misura veniva tutelato proprio da queste condizioni generali. Con la caduta del muro di Berlino l'Italia si è trovata nuda alla meta, con qualche ingrediente in più. Per esempio, che era quello di un certo benessere, di una certa crescita complessiva, con un disastroso debito pubblico, i cui esiti sono ancora davanti a noi, e con una società civile all'interno del quale, se si escludono i momenti sui quali una battaglia del movimento dei diritti civili, radicale, libertario, eccetera, che aveva in qualche misura nutrito la società di valori che erano appunto i valori laici, i valori dei diritti umani, dei diritti della persona, l'allargamento della consapevolezza individuale. Il divorzio, per esempio, non è stata solo una battaglia che riguardava il matrimonio, riguardava il modo di collocarsi dell'individuo nella dialettica sociale Ecco, complessiva. aspetta, però qua ti fermo perché sei andato molto avanti e questa cosa volevo bene poi dedicare, perché poi sul diritto individuale, sull'autodeterminazione, sulla persona, eccetera, si incentra un po' quello che potrebbe essere stata la soluzione. Oh, lo scenario, abbiamo detto, è questo, diciamo, scenario BC, però oltre a questo è presente anche. Si ispira alla democrazia cristiana, anche ad essa la Chiesa cattolica. Io appunto volevo mettere in mezzo anche Paolo Izzo, che in materia è abbastanza esperto, per darci un pochino anche, non so, un segno di quello che poi oggi abbiamo avuto anche da che ridire su certo clericalismo, che sicuramente all'epoca era più ancora attivo, forse oggi è un po' più subdolo, però è ugualmente presente. Ugualmente presente, ma Geppi fa un'importante ricostruzione storica di tutte le attività. Poi non l'hai detto forse che Quaderni Radicali credo che sia una delle più longeve È vero, sì. riviste perché è nata nel 77, quindi fa 40 anni l'anno prossimo, Geppi, no? Sì. E voglio dire, questa è una parte del libro. Poi c'è una seconda parte del libro. È calibrato bene anche col lavoro di Luigi Oreste Lintano, l'hai detto bene, che è quasi più filosofica, quasi più tendente appunto alla filosofia politica e anche a quelle che sono le soluzioni che intravede Geppi a questa possibile, tant'è vero che il sottotitolo è Come reagire alla società delle conseguenze. Quindi c'è una parte di storia e una parte di visione. Da questa io traggo appunto la parte che mi compete, diciamo così, chiedo a Geppi, perché Geppi a un certo punto fa proprio la proposta, la visione è quella per cui sarebbe necessaria un'internazionale dei diritti umani, che sul piano globalizzato è la vera chiave di volta attorno alla quale la parte di umanità in tutti gli ambiti nazionali e o religiosi più accorta e avanzata può esercitare un'effettiva influenza sugli eventi storici che ci attendono. Quando penso a un profilo dell'internazionale dei diritti umani, essa non esclude affatto l'Occidente. Del resto viviamo in un paese, l'Italia, dove ci sono carceri odiose, dove vi sono trattamenti inumani, dove manca legalità costituzionale e rispetto della persona. Geppi, prima di questo,
sollecitato anche dagli appunti di Luigi, che per esempio sottolineava come anche il concetto stesso di misericordia sia un concetto che non attiene alla libertà di scelta della persona, ma si aspetta sempre un destino precostituito. Geppi torna più volte sulla necessità di contrastare questo proprio a partire dai diritti civili e umani dell'individuo, proprio a partire dall'individuo. E quindi in questo si innesta quello che è, insomma, il mio pallino, che è quello della laicità, cioè chiedere a Geppi, è vero, la strada maestra sarebbe quella, ma qual è il punto ora, come direbbe Vannella, hic et nunc? Allora, guardate, qui c'è bisogno però di definire meglio il concetto di società delle conseguenze. Per quanto la vicenda radicale abbia operato in contrasto proprio con i presupposti ideologici e culturali su cui il regime italiano si è potuto formare, perché di regime si tratta, basterebbe vedere che l'ossatura portante del paese, l'istanza corporativa, l'istanza consociativa, è assolutamente in linea con il modello italiano, che è un modello che ha avuto la sua rappresentazione deteriore nel fascismo, ma che ha sempre mantenuto un criterio eterodiretto, centralistico, verticistico, e all'interno del quale la formazione dei gruppi dirigenti è stata realizzata attraverso opere cooptative, perché era un paese di fatto dipendente. Perché società delle conseguenze? Perché l'immissione di questi caratteri culturali ha prodotto un sistema economico, un sistema sociale, un sistema culturale, un sistema informativo. Non è che la RAI nasce casualmente. La RAI è il terminale, nella sua gestione centralistica, di un modello culturale nel quale il popolo doveva rimanere bue o comunque condotto dentro l'alveo di certe dinamiche che corrispondessero precisamente a quelli che erano i desiderata di chi doveva utilizzare l'Italia come territorio o luogo all'interno del quale si consumavano talune dialettiche. Basterebbe pensare in questa chiave che lo stesso Partito Comunista, allorché ha immaginato o presunto di distaccarsi dalla dipendenza di cui di fatto era vittima, questo naturalmente non esclude il lavoro dei militanti comunisti, la buona fede di quanti hanno creduto a questa ideologia, nel momento in cui ha cercato di distaccarsi è stato colpito abbastanza duramente. Nessuno parla, per esempio, dell'attentato in Bulgaria a Berlinguer, che pure fu l'oggetto di una grande atroce polemica tra due amici che erano Leonardo Sciascia e Guttuso, perché Leonardo Sciascia in buona fede aveva rivelato questa cosa che non doveva essere rivelato, perché la verità I non contatti sempre tra le risulta. BR e la Cecoslovacchia. Questo giusto per darvi dei segmenti con cui si capisce qual è il contesto, diciamo, il binario entro cui scorre la storia italiana. Quindi è un popolo che è stato costruito con le sue genialità, con la sua storia, ma anche con le sue dipendenze. Non a caso, studi più recenti rivelano che l'Italia è il paese più ignorante, nel senso che ignora. È il paese nel quale la gente crede che esistano 9 milioni di immigrati, in cui si presume che ci siano un certo numero di milioni di pensionati, cioè sono autentiche stronzate che sono state iniettate come condizione all'interno del quale si consuma il dibattito che appunto descrive la società delle conseguenze. Una società all'interno della quale i caratteri sono visibili, se vogliamo riportarli al vissuto quotidiano, per esempio sul modo con cui viene fatto l'approfondimento televisivo. Noi abbiamo quattro reti televisive nazionali, e cioè nell'ordine la RAI, che è la TV di Stato, Mediaset, la 7 e Sky, che muovono su un qualunque tema dentro un carattere culturale che è sempre lo stesso. Non esiste una possibilità di leggere altro rispetto a certe cose. Cioè, i temi vengono affrontati sempre all'interno di un certo meccanismo. Volete un esempio in questo senso? E mi ricollego anche al carattere di cultura clericale che ha accompagnato il sistema italiano. Basterebbe soltanto pensare che quando noi 10 anni fa, come Quaderni Radicali, demmo vita all'Associazione Arabi Democratici Liberali, immaginavamo dentro un metodo culturale che è appunto quello anche del cattolicesimo liberale, ma della cultura della laicità, dello Stato di diritto, immaginavamo l'esigenza di andare a interagire con quella parte del mondo islamico che avesse manifestato con molta intensità la voglia di descriversi come soggetto, diciamo, di fede religiosa islamica, ma di credibile e determinata intenzione
di essere dentro allo schema liberal-democratico, cioè lo schema delle istituzioni liberali e democratici, nel quale c'erano i diritti, c'erano i diritti della persona, c'era la donna come soggetto e non come schiava, c'erano una serie, non c'erano le mutilazioni genitali femminili, cioè c'era un insieme di elementi che rifornivano il soggetto, l'individuo, la persona, di strumenti che lo facevano attore di una dialettica di democrazia matura. In questa chiave qui, quindi, non a caso fummo totalmente ignorati, ignorati non soltanto dal background culturale che era tipico anche dell'Occidente, per cui nel mondo islamico non poteva esserci un interlocutore che fosse di matrice religiosa islamica e contemporaneamente, perché l'Islam non era per sua natura democratica, e fosse invece di fatto un soggetto che in qualche modo potesse ad un tempo condividere le dialettiche liberal-democratiche. Questo perché non poteva essere accettato? Perché di fatto c'era uno schema che leggeva i processi all'interno di questo meccanismo. Oggi siamo alla ricerca disperata di un interlocutore. Quando chiediamo al mondo islamico di assumere una posizione di distacco, si è disattivato il video, l'impressione? Sì, in questo Ecco, momento vediamo un po' sì. se adesso ha ripreso a funzionare. Ecco, credo di sì. Chiediamo al mondo islamico di essere partecipe affinché vengano marginalizzati i soggetti del fondamentalismo islamico, quello che porta al delirio, i cui caratteri sono ben descritti. Ma cosa si è fatto per costruire questo interlocutore? Assolutamente nulla. Riportato al dibattito interno nostro, non soltanto abbiamo coltivato le dottrine che facevano fuori la democrazia come condizione, diciamo, di crescita collettiva e anche di strumento per dirimere i conflitti. Abbiamo quindi dovuto prendere atto che di fatto la lunga stagione del processo post-Yalta ha prodotto un paese deformato, un paese che non ha neanche i luoghi dentro i quali si possono realizzare le condizioni di uscita dalla crisi, perché ancora di crisi si tratta nel nostro paese. Tant'è che le uniche dialettiche che si sono prodotte nel dopo caduta del consociativismo, o presunto caduta, perché rimangono i caratteri culturali, Certo. sono gli aspetti che emergono con le tendenze, non so, di un certo populismo pugiatista, qualunquistico, inefficace sul piano della cultura di governo, e contemporaneamente una posizione che ritiene che la riduzione degli spazi di rappresentanza politica sia l'unica soluzione per dirigere un paese subalterno e in ritardo ad una soluzione del genere. L'inserimento quindi dei caratteri che riguardano i diritti della persona significa letteralmente iscrivere una modalità di ingresso nella drammatica situazione che è interna ma è anche europea, perché è altrettanto evidente che la lunga gestazione di un'Europa post-Yalta è anche la gestazione di un'Europa che, per quanto abbia, diciamo, evocato il carattere della patria europea, in realtà non l'ha mai voluta realizzare, è rimasta chiusa all'interno dei bozzoli del nazionalismo più deteriore, i cui risultati non sono neanche nutriti, accompagnati da una cultura che sia in grado di scrivere dentro il metodo liberal-democratico le condizioni con cui affrontare le questioni che ci sono davanti. Tant'è che alcuni analisti, per esempio, dicono che la crisi mondiale, che di fatto è all'ordine del giorno, che assume caratteri di rischio terrorismo, che assume caratteri di rischio economici, che assume caratteri di difficoltà, vede l'Europa la più debole nonostante tutto, perché America, Cina, Giappone e altre situazioni hanno delle articolazioni interne che potrebbero consentire di resistere o di operare. Noi invece siamo esposti sul piano anche geopolitico ad una presenza di una forma di penetrazione che potrebbe stravolgerci e alla quale non siamo in grado di contrapporre nessuno strumento, perché in realtà siamo figli della democrazia fittizia sul piano strutturale e istituzionale, siamo figli di che cosa? Siamo figli anche di culture ideologiche che in qualche modo hanno fatto maturare da una parte l'assenza di una cultura di governo, ma contemporaneamente poi un pragmatismo deteriore, che in qualche modo si risolve con una pratica operativa che sembra quello del fare, che poi in realtà non corrisponde a far nulla, perché di fatto rimane. Allora qui si inserisce il concetto che abbiamo richiamato dell'internazionale dei diritti umani. È evidente che la formazione di un soggetto che sia in grado
di poter acquisire la consapevolezza dei propri diritti diventa, anche rispetto alle tentazioni autoritarie presenti nel mondo, un ostacolo di fatto presente sulla scia di certe funzioni eterodirette. Voglio fare un esempio molto banale che riguarda le attualità di queste ultime ore. C'è stato da parte del governo Renzi una presa di posizione per cui le donne che praticano un aborto clandestino, battaglia contro la quale ci siamo schierati nel tempo in cui facemmo il referendum contro l'aborto clandestino, non per l'aborto fine a se stesso, invece di una multa che varia nell'ordine di 50 euro, oggi è nell'ordine di 10.000 euro, perché bisogna impedire questa pratica. Beh, sarebbe stata auspicabile, se non ci fosse un'azione di cinismo autentico, che si pigliasse atto che il 95% delle nostre regioni, non, grazie alla diffusa, ignobile e fasulla pratica dell'obiezione di coscienza da parte dei medici, non sono in grado di praticare aborti. Quindi questa condanna a chi è rivolta? È rivolta a un'azione meramente punitiva che in realtà non ha fatto sviluppare, dopo la battaglia fatta contro l'aborto clandestino, i consultori, la consapevolezza sessuale e tutti i processi che sono contenuti all'interno di questa vicenda. Coloro che si sono battuti per la crescita dell'individuo, della persona, la battaglia per la liberazione della donna nata con i radicali negli anni 70, sul movement di Berkeley che veniva appunto proiettato nella nostra realtà, a fronte di tutte le altre proiezioni invece che erano quelle delle rivoluzioni prossime venture, del marxismo-leninismo che doveva fissare determinate cose, soltanto dopo decenni ha assunto una sua dimensione che sia concreta. In realtà lo smantellamento di tutti i caratteri culturali e psicologici che sono stati la causa del ritardo italiano e che hanno formato la società delle conseguenze, anche le sue subalternità, guardate che quando io parlo di società delle conseguenze, parlo anche di un atteggiamento psicologico che si presenta nella mente del cittadino italiano, che è quasi sempre un cittadino ribelle, non adeguato a formare, perché noi abbiamo distrutto tutti i luoghi di nazioni riformatrici e abbiamo formato un soggetto, la televisione ce lo manifesta ogni giorno, no? Invece anche delle riflessioni sulla scuola che sono interessanti. Però io ti interrompo perché volevo sottolineare che in tutto, diciamo, questo iter sicuramente italico in qualche modo, ma poco edificante, di scarsa crescita politica che tu descrivi, quello che sarebbe potuto essere la soluzione, cioè l'elaborazione politica di stampo liberale, libertario intorno ai diritti dell'individuo, ha conosciuto perlomeno la scintilla all'interno dell'esperienza radicale. Esperienza radicale che politicamente in qualche modo nelle istituzioni nasce dopo il referendum sull'aborto. La vittoria referendaria, però tu stesso dici che in qualche modo perde almeno in due occasioni la possibilità di essere alternativa, di proporsi alternativa. Una occasione è quella praticamente, diciamo, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo praticamente in qualche modo la cessazione almeno di un certo tipo di eterodirezione. Tu parlavi prima, quindi la necessità, il pericolo dell'Italia, il Partito Comunista più grande d'Europa, Mani Pulite, anche lì sarebbe potuto essere un'occasione per diciamo, i radicali di in qualche modo proporsi come alternativa al sistema partitocratico. Però appunto questa occasione è sfumata. Ecco, tu sei stato segretario, non so se l'ho ricordato, del Partito Radicale nel 79. E in concomitanza appunto con il tuo mandato parlamentare, che cosa è mancato dal punto di vista radicale? Chiaramente poi la parte partitocratica, tutti gli altri ovviamente non accettavano, anche tu stesso ricordi che anche far difendere addirittura dai socialisti il referendum è stata una cosa complicata. Ecco, ma da parte radicale che cosa è mancato? Beh, innanzitutto diciamo che il clima culturale a cui abbiamo fatto riferimento, che era un clima anche economicamente pregnante, minaccioso, ricordiamolo, perché non era facile
combattere per i diritti della persona in un clima in cui c'era bisogno di una società che non rompesse le scatole, quindi fosse in qualche misura, sì, ci potevano essere i conflitti, diciamo così, sociali, quelli erano abbastanza in linea con il processo di democrazia fittizia che poteva, ma erano battaglie anche dure, quelle, non dimentichiamolo, perché non è che la battaglia sulla terra fatta in Calabria, la battaglia fatta in altre realtà operaie, non fosse una battaglia vera e sincera. Viaggiamo in parallelo però con il contenuto ultimo della situazione. Cos'è che va ribadito? È che questo clima era un clima assassino proprio sul piano materiale delle condizioni. Quindi forare questa situazione significava fare anche i conti con il contesto internazionale che non gradiva la crescita di un'autonomia in quanto tale. Sì, c'era la volontà e la necessità, attraverso anche il piano Marshall, di avere l'Europa come un riferimento, parlo del mondo occidentale, un riferimento dialettico con gli Stati Uniti, ma c'era anche una volontà di dipendenza dell'Europa agli Stati Uniti. Dall'altra parte c'era un'azione di egemonia conquistata attraverso la sistemazione, diciamo, diciamo anche corruttiva che il sistema sovietico assicurava a tutti i paesi satelliti per poter ascrivere il tutto a questo bipolarismo internazionale. Questo aspetto naturalmente era potente, violento, anche grave. Basterebbe solo pensare che allorché, grazie a queste intuizioni che erano i diritti della persona, in fondo il voto ai diciottenni, il movimento di liberazione della donna, il divorzio come, diciamo, riconsegna all'individuo di una propria condizione di essere titolare L'obiezione di della propria. coscienza, quella vera. La obiezione di coscienza, io sono tra i primi obiettori di coscienza in Italia, tanto per chiarire i temi della questione, ma intendo dire che, per esempio, quella del divorzio è un fatto molto singolare perché non escludeva neanche il diritto diciamo, di mantenere la condizione cattolica della propria scelta di indissolubilità. Peccato che poi viaggiavano in parallelo i vari tribunali ecclesiali che naturalmente facevano le loro dure di cui siamo stati testimoni nel tempo, ma questi aspetti erano contraddizioni dinamiche interne. Intendo dire che noi abbiamo dovuto combattere un sistema che è rimasto compattato anche dai mezzi economici con cui poteva svolgere la propria realtà corruttiva, una realtà potente nella quale allegavano non soltanto le dinamiche generali a cui faccio riferimento, ma allegavano anche le condizioni con le quali tutti i soggetti sotterranei. Basterebbe pensare che a metà degli anni 70, quando il movimento per i diritti civili incomincia a rappresentare una società che si incomincia a autodeterminare, l'agenda politica iscrive al centro dell'attuazione il terrorismo. Ora, il terrorismo era un filone che apparteneva alla cultura della destra fascista, ma ancora di più e significativamente alla sinistra pseudo-rivoluzionaria, la quale improvvisamente diventa centrale nell'agenda dei fatti politici. Perché attraverso quel meccanismo una società eterodiretta poteva meglio essere compattata sul terrore, sulla paura, sull'emergenza e quindi Emergenza sulle nazionale, scelte unioni nazionali, governi che unioni nazionali. rendevano praticabile un meccanismo del genere. Noi abbiamo forato questo meccanismo. In parallelo, e qui si inserisce una potenziale possibile risposta alla tua richiesta, bisognava formare il soggetto dell'alternativa, e cioè il soggetto che fosse ad un tempo un soggetto che comprendesse questa centralità dei diritti della persona come ingrediente essenziale di qualunque processo di civiltà democratica e contemporaneamente fosse in grado di organizzare qui la battaglia, quindi contro anche il sistema dei partiti, il finanziamento pubblico, le dinamiche che in qualche modo legavano i gruppi dirigenti e rendevano difficile, tant'è che quando noi scegliamo il referendum diventa il piccolo varco all'interno della griglia della Costituzione nella quale possiamo restituire ai cittadini una possibilità di incidere direttamente sull'agenda politica, sia pure soltanto attraverso il carattere abrogativo. Però cosa accade? Che in quel momento sarà stato per taluni un errore averne proposti molti, secondo me non lo è stato, ma potrebbe essere anche questa un'interpretazione, il referendum viene criminalizzato, cioè viene colpito al cuore perché la canalizzazione della domanda politica sul terreno democratico e istituzionale era un rischio enorme. Il sistema, così come era fatto dentro la logica del controllo complessivo, preferiva anche un estremismo, diciamo, un estremismo che fosse in grado di terrorizzare, impaurire e quindi fosse esaustivo, non creasse piattaforme di alternativa di governo possibile. Tant'è che abbiamo avuto tutto il sistema informativo che ha sempre giocato la partita del populismo fino a se stesso. Del qualunquismo, nessuna battaglia veniva costruita con la lenta opera della, diciamo, sistemazione di che cosa? Dei processi, quello che per esempio
Carlo e Nello Rosselli descrivevano magnificamente quando parlavano dell'idea di guatare un fiume attraverso la sistemazione, il lancio di pietre l'una sull'altra, che col tempo fossero in grado di solidificarsi e anche di fronte alla forza, diciamo, del ruscello del fiume, alla fine fossero solide e in grado di consentire l'attraversamento. Questo meccanismo presupponeva la costruzione di un soggetto che fosse attrezzato intellettualmente alla comprensione di questa intelligenza di fondo del processo generale e della costruzione del soggetto che verrebbe chiamato, secondo il linguaggio degli anni 70, il soggetto di base, il cittadino, consapevole, nutrito di cultura di governo, ma nutrito anche di domanda politica che veniva canalizzata non nell'esaustiva ribellismo, ma nel modello costruttivo. Non si è voluto costruire questo modello. C'è stato un dibattito anche polemico all'interno della vicenda radicale, che fu anche una delle cause per le quali io in una certa parte mi sono allontanato, costruendo i Quaderni Radicali, costruendo altre soggettività che potessero resistere. Perché questo è accaduto? È accaduto perché quella leadership importante, che è stata quella Pannelliana, è stata una leadership che ha costruito una visione carismatica, ma che nel momento in cui siamo entrati nelle istituzioni, non le istituzioni democratiche, le istituzioni partitocratiche italiane, per quanto accompagnate da valori seri, perché non è che il Parlamento sia una banalità. Abbiamo avuto campagne antiparlamentari, le abbiamo ancora adesso. In realtà siamo gli unici ad un tempo in grado di contrastare il Parlamento e la sua perversione, diciamo, partitocratica, eppure gli unici fedeli alla visione costituzionale e parlamentare. Adesso abbiamo, non so, i fautori della Costituzione più bella del mondo, che sono il grumo dei conservatori più conservatori dell'equilibrio così come si è formato. Il vero nodo qual è? È che, in parte per i motivi estetici che ho descritto e fondamentalmente per le volontà interne, ci siamo trovati nella impossibilità di formare questo tipo di soggetto, tant'è che nella fase attuale si può dire che il soggetto politico, così come lo si può concepire all'interno, non esiste. Esistono rappresentanze dignitose, utili, ma non in grado di poter configurare la prima forma di aggregazione in grado di interagire col processo complessivo, che oggi ha preso anche altre forme, perché è evidente che la lunga assenza di pozzi di riforma, in termini anche culturali, si pensi alla devastazione, ne accennavi tu prima, non solo della scuola ma dell'università, l'assenza di soggetti intellettuali che fossero in grado di esprimere cose, non dico rivoluzionarie come le erano al tempo dell'illuminismo, dove rischiavano la vita. Da noi il massimo degli intellettuali sono dei prezzolati pennivendoli che scrivono sui giornali per dire cose ovvie o assecondare ritmi. E poi c'è la frantumazione del processo centralistico, che non significa la fine di questa azione eterodiretta, significa che ogni corporazione si mette per sé e quindi minaccia, ricatta, gioca le sue partite secondo determinate dinamiche. Cioè abbiamo un allontanamento di che cosa? Un ulteriore allontanamento del processo formativo della democrazia matura, che naturalmente si impasta, per definire una sorta di immagine pizzaiola, capisci? Insieme anche ad altri aspetti che sono poi di fatto la parte sulla quale noi puntiamo in termini di speranze, di cui il lavoro, diciamo, anche di accumulazione di dati informativi, di conoscenza, di delinearsi un profilo preciso anche in termini di valutazione critica, però non ha uno sbocco di illuminazione televisiva. Pensate l'immensa serie di cazzate che vengono dette in tutte le trasmissioni di approfondimento, di Rai 1, Rai 2, Rai 3, La 7, Sky, e per non parlare della catastrofe di Mediaset, TG5, Matrix, eccetera. Cioè tutto un insieme, gli attori sono sempre gli stessi. In Italia parlano mediamente tra i 150 e le 200 persone. Simbolicamente la trasmissione più significativa in questo senso è quella di Vespa, il quale con 8 persone tratta di tutto, dai temi che riguardano i cavoletti di Bruxelles, ai problemi che riguardano la Siria, la guerra in Siria e in Iraq, dai problemi che riguardano le malattie infettive, ai problemi che riguardano le emorroidi. Cioè, in poche parole, lui ha sempre queste 8 persone, non so, un personaggio lucidissimo come la Parietti, alcune personalità intense sul piano intellettuale nel nostro tempo, che vengono sistematicamente proposte come occasioni di rilancio e anche di autonomia intellettuale. Mi veniva da ridere, per esempio, in queste ore, quando penso poi ai caratteri delle alternative che ci vengono proposte, no? E di l'altro ieri la proposta del neo consigliere di amministrazione della RAI, Freccero, no? Che nessuno osa discutere perché lui è un genio del sistema televisivo. Non so di cosa sia genio del sistema televisivo.
Però questo signore ha detto che lui giustamente adesso dovrebbe essere pagato dalla RAI, già lo paga come membro del consiglio di amministrazione, non so quale altra cosa vorrebbe. Però sul piano sostanziale ha detto che lui ha in mente quattro trasmissioni fondamentali con Celentano, con Grillo, con che so, Giovanotti, se non sbaglio. Fiorello, eccetera, che potrebbero esplodere. Cioè, Fiorello. questo mi dà la dimensione, oltre al fatto che Celentano, Grillo, per motivi politici, perché Grillo è stato discriminato come attore, però come fatti politici hanno dovuto prendere atto. Celentano sale tutti i giorni, Fiorello sale tutti i giorni. Cosa potrebbero aggiungere? Il proseguimento del continuismo di cazzate, di cui poi Grillo è uno degli attori, perché è evidente che il movimento grillino parte da una domanda legittima della gente esasperata, ma contemporaneamente contiene tutti i caratteri, i dati che ci vengono forniti sul disavanzo dell'azione di governo nelle amministrazioni locali, non è un fatto casuale, sono persone, casomai alcune anche generose, ma decisamente inadeguate Sì, proprio. no, ma questa cosa dei grillini, sì, ci arriveremo perché sono un fenomeno pseudo nuovo che poi tu analizzi e valuti. Io voglio chiedere anche a Paolo se voleva intervenire, anche perché diciamo, è impegnato sia come diciamo, intellettuale, quindi quasi teorico in qualche modo, ma anche con delle discese, diciamo, inferi. Quasi in qualche modo materiali della politica con un impegno anche sul territorio. Quindi riesce a coniugare nella stessa persona insomma, l'aspetto teorico e l'aspetto pratico della politica. Insomma, questa visione tu che ne pensi? No, vabbè, a me fa piacere rimanere anche sul libro di Geppi, più che altro, perché Geppi appunto evoca delle battaglie, alcune delle quali sono ancora riconosciute nel tempo e si dice sempre anche il referendum, eccetera. Però una su cui lui si sofferma, per esempio, e mi piacerebbe che facesse una rapida incursione su questa, in relazione alla possibilità che esista una battaglia con la B maiuscola da poter fare. Ed è quando lui parla, sempre anticipandola con il discorso che i diritti umani e della persona vanno considerati come il cuore pulsante di ogni iniziativa politica, lui rievoca la battaglia contro lo sterminio per fame, dicendo quella era la battaglia da fare, perché non era solo una questione umanitaria, perché era una questione strategico-politica che aveva a che vedere l'economia. Tra l'altro, poi penso che quella fosse inaugurata proprio all'inizio degli anni Ottanta, quando Geppi, tu eri segretario del partito. Sì, Ecco, qual è adesso? devo anche dire con sincerità, caro Paolo, e tutti lo sanno, che la proposta della battaglia sulla fame nel mondo venne da Pannella e Certo. anch'io ci ho messo qualche mese per digerirla, anche se poi ho cercato di dargli una forma politica che invece poi è andata persa. Vai, vai pure. Eh no, per questo ti dico adesso qual è lo scenario, perché giustamente tu sei arrivato poi fino a parlare dei grilli, sei finito a parlare in uno scenario in qualche modo di sfascismo anche un pochino, cioè la società delle conseguenze ci consegna questo qualunquismo, prima di tutto televisivo, dove ci sono pochi ospiti che dicono tutto e tutto, e poi questa condizione per cui in realtà non c'è nemmeno una classe dirigente formata in quanto tale. Siccome so che il numero prossimo di Guardia d'Italia è quasi in uscita, io ti solleciterei su questo. Questo sfascismo, diciamo così, tende a portare avanti un discorso per cui poi alla fine si crede che sia meglio l'uomo solo al comando. E quindi siamo in una nuova stagione anche del renzismo, perché anche tu il renzismo lo valuti appena pubblichi il libro, che era passato solo un anno di governo Renzi, però adesso stiamo andando oltre e qualche aspettativa dovrebbe essere arrivata al pettine come nodo. Ecco, tu come la vedi? Cioè, dici anche su cosa è incentrato Quaderni Radicali, il prossimo numero che riesce tra poco, insomma. Allora, due parole soltanto sulla visione strategica che tu hai evocato, che riguardava la lotta contro lo sterminio per fame nel mondo, che era una battaglia che ci abbiamo messo un po' di tempo anche per digerirla, i cui contenuti strategici forse non siamo riusciti a farli emergere come, diciamo, anche dinamica del processo istituzionale mondiale.
L'hai evocato, la battaglia sulla fame nel mondo era una battaglia che riguardava il fatto inammissibile che il 10% del mondo consumasse il 90% delle risorse e il 90% del mondo dovesse sopravvivere con il 10% delle risorse. Ogni tanto adesso sentiamo evocare il fatto che 85 persone dispongono del denaro di 3 miliardi e mezzo, cioè di metà del mondo. Che naturalmente va in contraddizione anche col modello culturale che vogliono proporre, perché ci invitano ai consumi, ma se 85 persone hanno in mano tutti i soldi, immaginiamo che vogliono comprarsi le scarpe, se ne comprano 3.000 ciascuno, mica potranno comprare i 3 miliardi e mezzo di scarpe che servono. Dunque, di conseguenza, sono proprio questi meccanismi di sintesi che non danno risposte di governo ai conflitti che possono sorgere, ma sono invece soltanto proiezioni di egoismi un po' anche ignobili e che poi portano a soluzioni violente per trovare degli sbocchi di razionalizzazione. Basterebbe pensare che uno degli aspetti che riguardano i drammi dei super ricchi mondiali sono che in un anno alcuni di loro scendono dal quarto al quinto posto e l'altro dal settimo sale al terzo, il che procura un dramma psicologico per coloro che sono i protagonisti di questa ignobile classifica. C'era un aspetto economico che adesso ha tutti i suoi riflessi immediati, che è quello appunto dell'esigenza di aprire nuovi mercati all'interno di una cultura di capitalismo liberale che fosse in grado di creare le condizioni che combattesse anche, ve le ricordate, le culture del no global, come se fosse diritto di qualcuno stabilire che i paesi del terzo e quarto mondo non potessero entrare nel meccanismo globalizzato con i loro prodotti, con la loro azione, con la loro capacità di lavoro in quanto tale. Quindi quel discorso del no global era un delirio post-ideologico o ideologico che in realtà sposava dinamiche che non avevano nessuno sbocco, ma è evidente che in questa chiave il discorso fondamentale era quello che avrebbe consentito l'immissione all'interno di una grande regione, qual era l'Africa, che oggi è diventata, in particolare nel Nord Africa, nel Medio Oriente, il ricettacolo di che cosa? Pensateci bene, il ricettacolo delle grandi diciamo dinamiche terroristiche che in qualche modo incombono sulla situazione. Per aprire il varco a un'altra immensa stronzata, cioè quella secondo la quale sono le condizioni di pauperismo, di povertà che producono la violenza. Non è vero, perché è vero che producono disperazione le condizioni di fame e contrastano con i valori morali e non aprono varchi di tipo. Però abbiate bontà, è assolutamente evidente che il discorso relativo alla povertà non è il discorso reale, perché vi sono immense regioni dell'Africa dove non c'è terrorismo, eppure di fatto soffrono una fame terribile. Basterebbe pensare, qui mi ricollego al numero di Quaderni Radicali, che noi in questo numero pubblicheremo le foto di uno splendido fotogiornalista di fama internazionale che si occupa di diritti umani nel mondo da molti anni e che riguardano un campo profughi che è presente nel nord del Kenya e che in qualche misura è una piccola realtà, doveva ospitare 9.000 profughi somali che venivano dalla terribile carestia pur notificata dall'ONU e che adesso ha mezzo milione di persone in uno spazio che era previsto per 9 e ogni giorno se ne aggiungono altri. Cioè noi continuiamo a catastrofare le situazioni senza darci un ordine. E quindi c'era una questione strettamente economica che avrebbe consentito l'insediamento all'interno di quelle realtà di processi della società industriale con tutti i limiti, le contraddizioni, ma che comunque anche di nutrimento per la lotta contro la fame, che doveva svilupparsi anche costruendo soggetti che producessero materie che fossero in condizioni di cibare quelle realtà e non pensando di andarle soltanto a sfruttare in termini di materie prime. E poi c'era la condizione politica ben presente adesso, cioè le grandi masse di migrazione vengono da che cosa? Da conflitti e vengono da fame e quindi di fatto rendono anche difficile. E su questa grande massa si insedia il disegno terroristico, che è un disegno che ha anche molte contiguità, non soltanto con il fondamentalismo islamico, ma anche con le culture occidentali del controllo della finanza aggressiva, del turbocapitalismo, del cinismo, diciamo, che abbiamo descritto in altra veste, e che non si risolve col fatto che taluni di questi super ricchi ogni tanto fanno donazioni o tengono in vita, ma è che la circolarità, e lo dico da liberale, attenzione, non è che mi sto muovendo su categorie concettuali che non siano queste, ma io ho sempre creduto che una cultura liberale è una cultura di capitalismo liberale che apre, non chiude, mette in condizioni tutti gli attori di poter essere compartecipi. Poi ci possono essere le varie rappresentazioni, la partecipazione diretta alla gestione, sono tutti ingredienti di uno scenario complessivo. Diciamo che questi contenuti forti sono stati
marginalizzati perché erano in rotta di collisione con il potere quale si fa attualizzare, che era un potere che gestiva la roba, i denari. È chiaro, i gruppi dirigenti dei partiti egemoni erano gruppi dirigenti che venivano finanziati dal sistema internazionale e vivevano di questo. Molti dei compagni comunisti prendevano la paghetta, capisci? Però non veniva questa paghetta dal caso, veniva dall'Unione Sovietica e dalla spartizione lottizzata, che era il punto di contiguità consociativa con il sistema occidentale italiano del centro prima e del centro sinistra poi, che per esempio comportava il fatto che era una regola fissa stabilire che l'IRI doveva dare il 33% al DC, il 33% al PC e il 33% al Partito Socialista, con grande rammarico del PC che diceva: perché questi devono pigliare il 33% quando noi teniamo il 30% e loro il 14%? E queste erano le dialettiche nobili che si consumavano nel nostro paese, ma erano anche in grado di condizionare la vita complessiva. Chiamare a raccolta sui contenuti culturali che noi abbiamo proposto era un'operazione difficile e anche drammatica, perché era sempre in contiguità con i luoghi dello scontro reale ed era uno scontro che poteva pigliare ritmi drammatici e che potevano consentire o consentivano il rischio della vita delle persone. Il numero di quaderni che noi stiamo per mandare in stampa e che uscirà nella prima decade di febbraio è un numero che ha per oggetto una sorta di lettura dei 2 anni di Renzi, con tutte le articolazioni che questo comporta. Nessuno può negare che è arrivato Renzi con tutte la sua politica pop, le sue dinamiche twitteriane, le sue logiche anche un po' innovative e creative, non abbia prodotto una rottura, un rupture, diciamo, di quelle che sono le dinamiche nella sinistra e nel contesto italiano dei processi di rappresentazione delle leadership. Però questo aspetto, che pure ha un suo valore determinante, che è stato evocato sotto il termine della rottamazione, è diventato anche però un qualcosa che deve far coincidere le parole con le cose. Ecco, per esempio, perché sono sobbalzato in questi giorni? Perché ho sentito che Renzi, di ritorno, non ho capito se di ritorno dopo l'incontro con la Merkel in Germania, andrà a Ventotene per celebrare i caratteri europei in ricordo di Arturo Spinelli e di Ernesto Rossi. Non vorrei che lui, in qualche modo, usando la parola perché sia vacua rappresentazione, vada a usurpare anche invece i valori fondanti del Manifesto di Ventotene, della prefigurazione dell'Europa come strumento, eccetera. Cioè, Renzi fa man bassa di tutti quelli che sono i caratteri, diciamo, verbali, e il tempo sta rendendo sempre più esplicito che non ci sono contenuti strutturali. D'altronde basterebbe solo pensare, anche da un punto di vista tattico, e lo dico senza passione, ma con qualche fondata ragione, se Renzi non avesse voluto con tanta determinazione, perché non a caso Renzi è figlio di quel, diciamo, di quei democristiani di sinistra diventati poi attraverso la Margherita gli alleati prediletti del Partito Democratico, che non a caso sono i due, diciamo così, i due figli prediletti dei due partiti egemoni di epoca post-guerra, cioè il PC e la DC, che poi hanno prodotto queste oligarchie che poi hanno messo insieme il Partito Democratico, due partiti che non avevano niente di democratico, ma che sono stati entrambi collocati e si sono dati vita al Partito Democratico. Non parlo degli ammennicoli che poi volta a volta hanno preso socialisti, repubblicani, liberali che hanno cercato di far rappresentare. Loro non volevano i rompicoglioni come radicali che avevano una coscienza complessiva della situazione. Però è sintomatico che Renzi, con il geniaccio di Renzi, pur di mantenere il controllo di tutto, ha voluto con determinazione far fuori la Bonino dal ruolo di ministro degli esteri, ovvero anche in fase successiva da commissario europeo. Ora dico, se Renzi si trova un attimo in difficoltà perché pensava di buttare i pugni sul tavolo in Europa come ha fatto in Italia, perché la situazione e non si è reso conto della profondità con cui la burocrazia europea si è in qualche misura auto accresciuta su se stessa, ed è paradossalmente non soltanto un elemento difettoso in quanto burocratico, ma anche un limite per uscire dalla crisi europea, perché la fine dell'Europa sarebbe un dramma, e non sono qui adesso ad aprire un varco su questo. Beh, sarebbe stato abbastanza evidente che se una personalità come la Bonino, supportata dal Partito Radicale, ricordiamolo, se non sembra che siano fatte individuali, erano le battaglie, le tenute, le azioni di un intero gruppo dirigente, e beh, se avesse avuto la Bonino in questa fase, poteva ad un tempo, e non mi dispiace dirlo, la innocua, quasi assente Mogherini,
che poverina è schiacciata perché lui non vuole che vi siano altri che si rappresentino nel contesto europeo. Una Bonino fortemente accreditata avrebbe in qualche misura meglio descritto il rapporto con l'Europa, sostenuto le tesi italiane, casomai gli interessi anche italiani, quelli libici, quelli dell'ENI, quelli del petrolio che in qualche modo la Francia aveva cercato di far fuori andando ad assassinare Gheddafi e quindi decidendo di fare delle operazioni che erano di sopraffazione in quello scenario che poi è tipicamente francese. A cui, come sempre, va la nostra solidarietà per i drammi che si trova a vivere, ma noi, pur essendo francofoni come cultura, abbiamo poi una valutazione critica. La Francia, che ha devastato tutto il Medio Oriente, tutto il Nord Africa, dalla Tunisia a tutti gli altri paesi. Però intendo dire che se avesse avuto un soggetto del genere, avrebbe avuto uno spazio dialettico in più, non si sarebbe dovuto bruciare lui in quanto tale. Non avrebbe dovuto mantenere un rapporto che diventava filoamericano, poi filatedesco, poi diventa di nuovo filoamericano, cioè dando una rappresentazione che è indebolito. Perché? Perché una classe dirigente si forma su un processo di articolazione di soggetti consapevoli e questo che tu hai definito l'uomo solo al comando rischia di essere una cosa che poi nel volume di quaderni noi mettiamo. Infatti diciamo 2 anni con Renzi, forza, e la forza ve l'ho descritto per la capacità con cui ha distrutto, rottamando tutta una serie, e la dissolvenza che è possibile dietro l'angolo perché questa forza è costruita su un castello di carta e non su una profondità di valutazione. Questo non significa che non abbia messo mano a una serie di riforme, però quando poi è andato un punto più in là, relativamente alla burocrazia statale, relativamente ai problemi che riguardano le pensioni, Renzi si è fermato. E quindi è stato in qualche misura bloccato da quelli che è il grumo di conservazione che c'è nel nostro paese, che poi viene condito da tutto l'insieme di impianti ideologici che abbiamo descritto e che sono quelli che lo portano, per esempio, a giocare la sua sfida sul referendum. Ma che cazzo c'entra Renzi col referendum? Renzi, se avesse avuto, ha detto vado a pigliare il Partito Democratico, ha detto a Letta, che sarà stato pure meno sveglio del previsto, gli ha detto stai sereno. Tant'è che è stato sereno che nel giro di 24 ore l'ha buttata fuori a calci nel culo. Va bene. Ha ritenuto che per governare la situazione bisognava stare a Palazzo Chigi. E va bene. A questo punto, se sei a Palazzo Chigi, fai in modo che almeno il Parlamento abbia la percezione di essere in grado di intervenire sulle scelte di riforma che deve essere attuata. Certo, si potrebbe dire, questo che un Parlamento che ha fatto 6 commissioni parlamentari per la riforma costituzionale non ha mai combinato niente. Allora a quel punto si giustificava che Renzi tenesse una testa di ponte, ma se Renzi dice io mi gioco la mia figura sulla riforma, sembra quasi un disegno gollista, senza De Gaulle però, voglio dire, perché alle spalle di De Gaulle ci sarebbe stato tutt'altro tipo di storia. Quindi questo cosa fa emergere? Fa emergere una debolezza storica. Forte, una debolezza di grande significato di cui io sono preoccupato, che naturalmente non inficia il fatto che io abbia potuto guardare con simpatia la rottura degli schemi, la rottamazione introduttiva, ma dico che se non c'è alle spalle un'interpretazione e un'analisi, le gestualità successive sono legate alle obbligatorietà con cui le dialettiche si consumano e qui, caro Gianni, si collega alla società delle conseguenze, la quale non è mai pronta, capisci, a supportare, è pronta a supportare. Nella cultura del soccorso al vincitore, chi vince e non chi può esprimere il cambiamento. Poi, fatto salvo che se questa società delle conseguenze, singolarmente presa, la piglia in saccoccia sul piano individuale, a quel punto urla, piange, cerca disperatamente e gli dà una sponda. Ma questi sono aspetti drammatici che vanno colmati e di qui l'azione che noi cerchiamo di realizzare. E il libro descrive proprio questo, cioè alle frontiere della libertà, descrive tutto questo background che ci porta ad avere questa forza interpretativa, che ci porta per esempio ad aver avuto rispetto dei votanti grillini, ma perplessità estrema per il grillismo e il casaleggismo che lo supporta con tutte le società finanziarie che lo hanno mantenuto, ci porta ad avere dei dubbi e delle perplessità. Non parlo di questa destra fascistella che non ha in testa nulla e che reclama soltanto aspetti, però anche lo scivolamento dell'ala di destra del paese moderato verso una forma sempre più ottusamente, diciamo così, destrossa e deteriore e autoritaria, è un altro elemento grave. Allora, dove sono i pozzi per poter costruire un'alternativa? Bisogna con molta umiltà lavorare per formarli questi pozzi. Questo libro ha questa funzione, questo numero di quaderni radicali, il limite in cui riesce ad uscire ha questa funzione. Purtroppo anche la stessa area radicale non dà una giusta amplificazione a questo umile ma forte, autorevole, mi permetto di dire.
lavoro che in qualche modo viene riconosciuto. Voglio dire che questo numero di quaderni non a caso ha fior di intellettuali, anche non omogenei a noi, da Emanuele Macaluso a Biagio De Giovanni a Mimmo De Masi a Gianfranco Pasquino, che intervengono per ragionare su questi 2 anni di Renzi, ma non con queste forme di esaltazione dei filorenziani, soccorritori del potere, oppure con i demolitori che guardano a Renzi con diffidenza, per cui tutto quello che di negativo di Renzi si può dire viene detto, ma con il metodo che ci appartiene, cioè quello di lavorare empiricamente, di avere alcuni baluardi a cui non veniamo meno: i diritti della persona, i diritti delle donne, i diritti dei più deboli, e in parallelo che cosa? In parallelo anche la centralità dell'Europa. Non so quale cultura accompagni Renzi, ma Renzi non può un giorno. Quante volte abbiamo espresso anche noi come quaderni, no? Una perplessità sull'Europa. Ricordo alcuni numeri evocativi: Europa tanto amata, fragile e inadeguata, cioè c'erano parole di Marai che in qualche misura abbiamo preso in quella versione. Cioè abbiamo mantenuto un profilo sull'Europa che per noi resta un baluardo, con tutti i limiti disastrosi che l'Europa si è saputa acquisire, e non a caso, grazie al Partito Democratico, abbiamo fatto fuori il segmento spinelliano, perché Spinelli dà al pannello una sorta di eredità, il segmento liberale, libertario, radicale, quello che forma il gruppo anche degli ambientalisti europei, e in qualche modo dall'Europa stessa. Perché? Perché questo grumo che si è formato, il Partito Democratico, noi che guardiamo a sinistra non possiamo che guardare lì, era un gruppo di 2 oligarchie che si erano messe insieme e che hanno avuto come primo presupposto far fuori chi poteva rompere le balle, e nel caso specifico colui che poteva in qualche misura creare un qualche tipo di problema. Ma siccome non vanno da nessuna parte, e noi ci preoccupiamo che non vanno da nessuna parte, il nostro dovere è di costruire pozzi di autonomia di pensiero, e capaci di contenere cultura di rispetto della persona, di rispetto alle regole del gioco, di lotta per il cambiamento. Pensate, la lotta per il cambiamento, e su questo concludiamo. Noi abbiamo avuto i grillini abruzzesi che sono arrivati a bestemmiare sul piano formale perché la Rita Bernardini non fosse garante per i detenuti dopo le battaglie che ha fatto, perché è una che è stata condannata. È condannata perché? Perché nel metodo radicale di farsi carico di denunciare una legge ingiusta e pagandola sulla propria pelle ha creato i presupposti per il cambiamento. Ma questi sono dei cazzari, diciamo le cose come stanno. E da questo filone qui non viene fuori nessuna azione di costruzione, perché non si nutre di consapevolezza. In fondo, bisognerebbe imparare a capire che la drammatica situazione che viviamo dovrebbe spingerci a capire che non dobbiamo giocare l'essenziale, cosa che in Italia nessuno gioca. Ma la maggior parte gioca solo il superfluo. Ora, in un paese dove nessuno gioca neanche il superfluo, come volete che giocano l'essenziale in termini di comprensione dei rischi che si corrono? Questo che ho evocato, quello è anche una precisa convinzione. Chi può essere più tutelatore dei diritti del detenuto se non una radicale che si è battuta per la condizione disastrosa delle nostre carceri e che contemporaneamente è anche portatrice di una cultura di governo per cui non pensa che tutti i detenuti vadano messi fuori, ma pensa invece ad una sorta di cultura di Stato democratico e liberale che molti pensano sia uno Stato debole. Uno Stato liberale e democratico, che in Italia non c'è, chiariamolo in modo preciso, è uno Stato forte, autorevole, che ha i parametri dei diritti della persona e il rispetto delle regole e del cambiamento delle regole quando questo non funziona. Ingredienti che sono completamente assenti nella nostra cultura politica. A questo punto con lo spot per Rita, lo spot ovviamente lo facciamo anche per Quaderni Radicali, che uscirà e diciamo bene come e dove reperirlo. Andiamo in conclusione, perché insomma abbiamo un'oretta che siamo in trasmissione dalla mezz'ora che abbiamo preventivato. Allora, guarda, il numero di quaderni sarà disponibile in alcune importanti librerie nelle varie città italiane. Potrà essere acquistato sui siti di Quaderni Radicali e Agenzia Radicale attraverso le più tradizionali forme di acquisto, che sono le carte di credito e altre formule che poi indicheremo opportunamente. È un numero che è andato un po' al di là di quanto ci aspettavamo, siamo oltre le 200 pagine, ma che credo sia utile perché in qualche misura rappresenta un'interpretazione e un'analisi che è anche l'interpretazione e l'analisi di un metodo. E questo metodo è anche la cultura dentro la quale, secondo me, si formano
i processi di soluzione delle crisi che non abbiano né versante violento, ma che non, contemporaneamente non pensino di far fuori i conflitti attraverso l'oppressione e l'eliminazione dell'avversario politico. Perfetto, e allora io ringrazio Paolo Izzo, scrittore radicale, e Geppi Ripa, autore del libro Alle frontiere della libertà, come reagire alle conseguenze, alla società delle conseguenze, e do appuntamento a tutti quanti voi che ci avete seguito su Libre TV fra qualche, diciamo, ora, diciamo, massimo 12-24 ore, diciamo. Sarà pubblicata questa trasmissione, ringrazio Donato Volpicella per la regia, di nuovo a riprova. Ringraziamo anche Liberi TV. Sì, Ringraziamo evidentemente. Liberi TV, che è uno dei pozzi di cui parla Geppi, forse ha avuto più ospiti di Vespa, Gianni, e Beh, diciamo che, no, ma forse no, per carità, però diciamo che di interviste, insomma, si tratta di centinaia, e vai. anch'io sono rigorosamente non iscritto all'albo, non c'è un albo che mi contenga. A presto su Liberi Geppi, ciao Gianni. TV. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao.